Salve ragazzi, sono Yato e bentornati su The Binding of Isaac, Afterbirth, o per meglio dire The Binding of Legend. In questo episodio nuova run con Arceus. Come notate la run l'avevo già fatta partire, ma si è impallato tutto, però stavo esattamente al primo secondo di run, quindi non è un problema. Arceus parte con stat normali, è Lazzaro e le Rainbow Tears, che ci fanno avere delle lacrime un po' casuali. La Rose Card tanto per cambiare e... ti sei perso il Pokémon e Dark Bomb come primo oggetto. Ok, questo è davvero interessante, perché Dark Bomb è un oggettone, se ci pensate. Buono. Come si devo... come dovrei... ah, un momento, se io esco e rientro... esiste, non c'è più. Problema risolto. Ora, io dovrei spostare questa cosa qui per farla saltare in aria, come si deve, senza sprecarmi una bomba, che tra l'altro avrei, però... mi sembrerebbe tanto stupido sprecarla. Ok. Uno. Sì, magari un pochettino più in fretta. Grazie. Certo, magari non mi sbatto più di tanto per te. Ho fatto un casino. Stavo per fare un pochino. Buono. Ok. Olle. Lockdown. Da meno uno a meno due. Non mi ricordo se l'ho detto, ma ovviamente Arceus sarebbe Lazzaro. Lo potete vedere dalla vita extra. Cosa che tra l'altro ci permetterebbe di suscitare una volta. Però non vedo l'oggetto. Strano. Vabbè, non è problema mio. Mi devo occupare soltanto delle cose di cui mi posso occupare. Vai. Muori. Certo, non mi dispiacerebbe avere un pochettino di cuori, così da che mamma mi può sponare cuori di fede, ma... andiamo avanti così, per ora. Anche perché tante scelte non ce le ho, quindi... andiamo avanti così e basta. Olè, e boss fight contro... Venonat. Che sono queste, lo sapevo. E due balle. Io li odio, questi nemici. L'ho detto ogni volta che ho trovato questo boss. O boss basati sullo stesso boss originale. Perché sono la rottura di scatola immensa. Forse però adesso, per una volta nella vita, le Rainbow Tears ci stanno venendo incontro. Di solito non succede mai, però. Vai. Preferirei di gran lunga avere cose migliori. Dai, non mi posso spiegare una run del genere. Non so se vi state rendendo conto del casino che sto facendo. Perché? No, seriamente, perché? Non si può così. Vai, confuso. Notare quanto poco danno gli stiamo facendo, Che poi sono più veloci di me. Cioè, io non posso scappargli. Non so se vi rendete conto di questo piccolo dettaglio. È capace che mi debba giocare subito, istantaneamente, la carta del... buono, buono, buono. La carta del... della vita extra di Lazzaro. Che è brutta come cosa. Oh no, vedete, uno dei due è morto. Non capisco mai in base a quale criterio ciò avvenga, però è avvenuto, quindi magari sto un po' più attento. Soltanto mi manca tanto mezzo cuoricino di fede per fare una finaccia. Notare quanto poco, quanto danno prende adesso, rispetto a prima. Vai. Non mi devo far chiudere. È quello il segreto, se si può chiamare segreto. Penso sia una cosa abbastanza ovvia. Tra l'altro devo anche sbrigarmi, perché devo, appena questo morirà, devo raccogliere i cuori prima che li prenda Dark Bomb. Che Dark Bomb è buono e caro, ma in questa cosa preferirei che non mi fregasse i cuori. Detto in maniera molto spicciola. Cioè, sarei un po' più tranquillo se avessi un po' più di vita, ma così... anche perché magari è capace che le Rainbow Tears mi si innescano con un tipo di proiettile che mi può far danno. E mi faccio male da solo e muoio. Non so se vi rendete conto del casino che sta creando. Questa. Il bello è che continua a non morire, in tutto questo. Cioè, sembrava che avevo risolto tutto, però... se mi voglio sbrigare in un tempo decente, devo fare un pochettino più l'avventato. E poi spona una cifra. Lì ho rischiato. Quella è la morte, sarebbe stata. Sarebbe stata la morte e me la sarei meritata tutta se fosse successo. Ok.
soltanto mezzo cuore. Una Champion Belt e si scende. Non è andato bene affatto. Tra l'altro neanche una stupidissima roccia segnata. Chiave. Non so se vi rendete conto della. Mi sto facendo uccidere le mosche. Dai. Poi se mi si innescano queste cose mi abbassano il range quando mi serve avere range. Che vedevo di. Come dovrebbe fare uno a non arrabbiarsi? Quando è così la cosa. Vai. Chiave. Ti prego dimmi che è una blank rune. Watts. Ci faccio cavoli. Fosse stato. Speravo in un Dagaz. Speravo vivamente in un Dagaz. Ma. Quello che passa al convento mi tocca fare. No, no. Non so se vi rendete conto di quanto sia brutto la disposizione di quel nemico. Messo lì. Che non riuscivo di fatto a colpire. Momento. Vabbè, questi messi qua si fanno facili. Ciccia, circa. Se riescono a farmi colpire. Ok. Ma uno di sti campioni non mi potrebbe dare un bel cuore? Sì, il centesimo. Vabbè, però. Il cuore. Faccio l'azzardo. Perché un azzardo è. Andare allo shop a cercare un cuore di fede. E il cuore di fede in realtà c'è anche. Sto un po' in dubbio. Perché se riesco. Facciamo stagnare a te. Dicevo, prendo questo. E mi manca un centesimo. Che soldi. I saldi di Steam ovviamente non hanno bisogno di presentazioni. E mi vendo anche la bussola perché in realtà mi costa soltanto una chiave e mi mostra dove sta tutto. Forse, ribadisco, forse mi salvo. Cosa sto spawnando esattamente? Non capisco che lacrime sono. Dovrei spawnare mosche. Sto spawnando mosche, a quanto pare. Che cosa mi fa spawnare mosche? Malibrum. No, però non dovrebbe. Mistero. È il motivo per cui non mi piace iniziare le run con le Rainbow Tears. Per una cosa positiva che ti danno, ti fregano due volte. Se non sei estremamente fortunato, Ma io tanto fortunato non lo sono mai stato, quindi. In realtà. Dai. Magari se riesco a colpirti è meglio ancora. Batteria. Scusa, Tech Bomb, ma. Blood Rain. Non ho capito cosa sia. Ah, no. 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 È una cosa che di base è bello come oggetto, sarebbe mostro slang. Ma con noi può fare tanti casini. Ma tanti. Vabbè, speriamo che vada. Più che altro perché se mi capita un attacco strano. Che so. Vabbè. Boss. Ah no, questo è Gluttony. Ho sbagliato completamente. Non ci credo. Ho fatto un errore del genere. Carica, carica, carica. Perché non mi fa sparare? Non va bene. Ah, cuore, cuore, cuore. Sì, ribadisco, ho sempre preferito prenderli io piuttosto che dargli a Dark Bomb. Perché Dark Bomb non so se mi dava un cuore di fede. Quindi ho preferito la certezza all'incertezza. Boss fight, che era qua sopra tra l'altro, non sotto dove dicevo io, contro Pin e Shudder, che ovviamente cosa è meglio di un doppio boss di quando stai. Ok. Non mi dispiaceva. No, 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 devo stare attento, stai molto attento. Uno è andato. Ok, no, no, perché non mi fa caricare il colpo? E non va. Morto uno. Morto due. Quanto anch'io ci vuole? Almeno brucio. Non è molto propenso a stare buono. Niente. Cos'è questo? Range up e shot. Va bene. Ah là. Ho saltato
sapevo il danno prendevo. Però ho preso anche 4 cuori di fede, quindi non mi dovrei lamentare. Certo. Detto questo, se riesco a tenermeli. Non ci riesco. Tra l'altro poi avessi almeno un tipo di resurrezione che mi fa resuscitare fuori, non questo che mi fa resuscitare dentro la stanza e quindi mi mette a rischio di nuovo di morirci. Ok. Dai. Per favore. Morto. E non mi dà niente, ovviamente non mi dà niente. Si scende. Arceus non è che sia partito proprio benissimo, eh. Signore di tutti i Pokémon, eccetera, eccetera, ma... no. Capiamoci. Centesimo. La lastra mi darebbe una resurrezione. E tra l'altro sarebbe anche in tema con Arceus, però... credo che la cosa più mi interessi in questo momento sia sto mezzo... no, niente. Per il momento niente. Credo sia meglio. Vale. Uno è andato. Poi di fede. Non so dove fosse, ma va bene. Va benissimo. Ma tu cos'eri? Lockdown. Non mi interessa. E ti pareva, mi serviva un cuore di fede. Avevi un unico scopo. Da quam. Darmi quel cacchio di cuore di fede. Dai, 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 dai. Olle. Ne rimane uno, vero? Possibile che non riesco a ucciderti, ecco. Perks, che non me ne faccio niente, ma va bene. Vabbè, qua ci devo andare. Host Hat, che di fatto mi darebbe l'immunità alle esplosioni. Cosa che mi fa stare un po' più tranquillo, perché a volte potrebbe capitare che le lacrime a caso mi facciano fare colpi esplosivi. Quindi va bene averlo. E si va sopra a cercare altro. Momento. Che altro posso cercare? Per esempio questi non mi dovrebbero far problemi, ovviamente, se evito di farmi saltare in aria. Tra l'altro non mi dovrebbero far problemi, ho preso già 2 danni, eh. Uno è andato. Ma tanto rimane tanto tempo. Che non muori. Cosa abbastanza seccante, ci pensate, però alla fine è andato giù. Soldi, soldi, soldi. Con 13 centesimi vale la pena di andare allo shop? Certo, vale la pena. Con i saldi di Steam, quello significa che con 13 centesimi prende ci compro quello che mi pare. Va bene. Sì, però ci vuole troppo a caricare un colpo. Non si può fare così. Il suo Marceus probabilmente prenderà una bella sola qua. Niente. Perché? Allora, è già la seconda volta che mi capita questo oggetto che di fatto sono... ah, mi sono soltanto le lacrime... le panzi... le lacrime prende a specchio. Forse. Vabbè. Ora. Che ci possiamo prendere? Wormhole. Entrata e uscita. Ah, questa è molto carina in realtà, eh. Molto carina, davvero. Lì vorrei far saltare le cose, ma inutile. Quindi. La speranza, forse. Infested, niente. Vabbè, facciamo così. Allora, prendo te. Ti metto qua proprio al centro, al centro, al centro. E prendo cose. Va bene, ci posso stare. Poi con te faccio saltare in aria questa. Per aumentare sempre le chance di un patto. E stiamo a posto. Da che lato passare per salire su? Sto andando lentissimo, Me ne rendo conto, ma non trovo... non è che lo sto facendo apposta, quindi. Perché? Non so se vi siete resi conto del fatto che io tecnicamente... dai, dai. Cuore di fede, grande. Ora. Dai. Perfetto. Il danno lo facciamo, eh. Ah, ho soltanto 5 di... vabbè, ho soltanto 5 di danno, però ho anche una raffica di...
E cacchio. Vai, io ho anche una raffica di colpi comunque. Spari tutti quanti assieme. Allora, mettiamo la cosa qui e entriamo. Gyarados e Pikachu. I simpaticoni. Vai. Vai, vai, vai. Non si va così però, eh. Ci affitto, ci metto mezz'ora a ammazzarli questi. Ma veramente mezz'ora. Ecco, già mette gli status, dovrebbe essere un buon modo per accelerare. Se non avessi avuto lo step, quello mi avrebbe fatto male. Vai. Vai piano piano. Tanto, morale della favola, finora non sono mai riuscito a uccidere prima Pikachu. Sempre Gyarados, sempre. Sempre regolarmente Gyarados. Ecco. Dove stai? Non riesco, è perché mi ci vuole troppo tempo a caricare il colpo. Davvero troppo. Che tra l'altro lui vola, quindi non se ne sbatte al cavolo di tante piccole cose. E anche la magica numero 8, che dovrebbe abbassarmi molto il TS di lei, quindi ci posso stare. Speriamo bene. Non sta andando affatto bene. Sono a 16 minuti e sono ancora a Cittadel 2. Cioè, veramente, è una cosa che non si può sentire. Cos'è qua dentro? Ah, voilà. Aggiungiamo cose. Judgment. In realtà non era quello che volevo fare. Vabbè. Cuore di fede, va benissimo. Tu eri? Full health. Certo, a saperlo prima magari donavo un pochettino, però. Beh, ciccia. No. E andiamo avanti così. Allora, a sinistra non c'è niente, tutto a destra. Quindi. Non riesco a apprezzare veramente se ho una velocità di colpo migliore di prima. Dai. Non potessi morire. Grazie. Olè. Tears down. Al diavolo. Ora di certo non ce l'ho migliore di prima. Uno è andato. Io carico il colpo lentamente. E ancora più lentamente pure di te. Dammi qualcosa. Al diavolo, bam. Nope. Anche perché facendo così non ottengo sicuramente niente. Vabbè, il danno c'è, capiamoci. Però non si campa di solo danno. Soprattutto quando si spara un colpo ogni 20 minuti. Su, giù, su, giù. Rischio e ho sbagliato, ho rischiato male. Perché non avrò la chiave. Il mio rischio era sperare di beccare la chiave dentro lo shop. Ovviamente, come avete notato, il rischio non ha pagato minimamente. È morto. Vabbè, mi ha dato dei soldi di cui però non mi faccio nulla. Perché non posso ancora prendere paura. Cavolo. Cavolo, cavolo, cavolo. Non sono riuscito praticamente a caricare il colpo. Vai, 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 vai. È possibile che no. Ok, quello non la smette. No, 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 no. Cavolo. M'ha fregato il coso. Al cielo morto di Eve, una cosa che si attiva quando prendo danno, quindi. Però per i fight poop potrebbe essere comoda perché posso trovarci cose qua dentro. No, qua. Qua dentro, cioè c'erano delle gambe, non in giro. No. Niente, niente, davvero. Facciamo un azzardo, ma di quelli epici.
Perfetto. Ovviamente mi sono basato sul fatto che potevo usare il coso per fuggire, eh? Se no non l'avrei mai fatta sta cosa. Sì, ma io riscappo di nuovo, Ciccio. Non so se ci siamo capiti. Mi sento un pochettino più sicuro? Sì, non in maniera estrema, però. Non credo di poter star messo meglio di così. Si scende e boss fight. Sì. Vabbè, ciccia. Quello non sono riuscito a raccoglierlo. E boss fight. Però prima magari con un'occhiatina. Sempre la speranza di trovare la safety pin. In questo caso specifico penso di preferire la verità del cupo. Boss fight. Molto disdain voi. Ok, ho il simpaticone da... Dove sta? Non so letteralmente come schivarlo. Morto? Allora, l'Asmodeus Horn mi pare da cuori neri. No, un cuore nero e un cuore rosso. Ho detto una cavolata. Sarebbe la stigma dall'aumento dei danni. E mi sto confondendo come pochi. Vedevo lì. Speranza è trovare cuori di fede. E Troll Bomb. Non sto ottenendo le cose che vorrei, ma non credo di aver molta voce in capitolo questa cosa, per niente. Infatti se penso mi vedete anche un po' sottotono perché avevo tutte le migliori aspettative e niente. Metà cuore, metà un mezzo cuore per... Gatto morto. Ci sta. Ci sta, ci sta. C'è poco da fare, ci sta come cosa. Vediamo un pochettino. Muori. Sì, però non avete capito. Il problema qua è principalmente che ho dei colpi troppo lenti. Ma troppo lenti. Mi ci vogliono 20 minuti per sparare un singolo fottuto colpo. Poi mi ci metto anche io a cercare rogne. Dai. Anche questo è andato. E sei andato anche tu. E tu. Perfetto. No, 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 no. Sì, TC. È possibile che non muoia? Non muoio neanche con colpo diretto? Lì c'è una batteria che non userò. E olè. Ok. Niente di che. Qui posso recuperare una chiave, però come ci arrivo alla stanza del power-up? No, non so, non ci stiamo capendo qua. Non ho capito cosa sia successo là dentro, ma mi ha praticamente ucciso qualsiasi cosa sia successo. E potevo usare anche la cosa per fuggire. Questo mi fa sentire leggermente imbecille. Ok, è vero. Per favore, fate buoni. Vai. Olè. Devo stare molto attento, eh. Molto attento. Anche perché, però, in realtà l'attenzione è una cosa abbastanza relativa, se ci pensate, perché col fatto che sono in possesso della via di fuga definitiva, no? Raccogli qualcosa. Poi queste cose mi fanno un po' incazzare. No, 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 no. E in un... Lì, se non fosse stato per la presenza di coso, sei morto. C'è poco da fare. E qua come l'approccio? Ah, sono torrette. Belle. Belle, belle queste torrette,
Davvero? Ah, si sono incastrate perché giustamente non possono raggiungermi. Causa mancato percorso. La mettetevi in linea. Uno è andato e anche quello è andato. Se riuscissi a darmi un cuore di fede adesso, lo apprezzerei molto. E che pareva. Certo, devo anche cercare una roccia segnata che magari mi salva la vita, però non ne vedo. Rottura di scatole. Cosa c'è qua dentro? Parte una sola. No? Aumento di vita. Che quantomeno mi dà quel non so che da. Dai, non muori subito. Soffrirai parecchio. Che a parte dopo aver preso anche il. Ok, dopo aver preso anche le 9 vite, la sofferenza è più o meno assodata. Mi stavo prendendo un danno stupidissimo da quei cosi. La scala. O muori. Adesso, se sono un po' fortunato, cosa che ormai. Dai, prendi questi. Grazie, Gatbam. Con un minimo di fortuna magari mi dai almeno un cuoricino di fede. Un altro? No? Favore? Altro The Lovers, va bene. Non mi fidavo perché avevo la cosa in mezzo se mi tirava fuori. Ragnetti. Grande. Dai. Dai. La lingua di Giuda. Potrebbe essere interessante la lingua di Giuda in realtà. Però io sono ancora più interessato alla giustizia. Dai. Sono sempre altri soldi, tutti i soldi qua. Cuore di fede. Altro cuore di fede. Penso che per ora mi fermo così. E mi fermo così per un motivo molto stupido in realtà. Perché così almeno ho 7 centesimi per fare altre porcate dopo. Olè. La lingua di Giuda fa sì che tutti i patti mi costino sempre soltanto uno. E diciamo che ho un pochettino ribaltato la situazione del cavolo in cui mi trovavo prima. Molto ribaltata in realtà. Ok, tutto grazie ai soldi, eh. Tanto per cambiare i soldi sono stati la salvezza. Lo andiamo. Qua, di qua. Boss fight. Evil Pikachu? È sempre stato scritto con Evil? E io non me ne sono mai accorto? Mi sento stupido se fosse così. Dai. Vabbè, mi ha fatto danno. Me ne faccio una ragione. Ok. Ma stai morendo, ciccio. E mi hai dato un oggetto e non il patto. Mi sembrava strano, ma volevo il patto, eh. Ho preso anche la lingua Giuda apposta per fare patti. Secondo te cosa volevo? Cosa mi hai dato? Non il patto. Grazie. Ok, tra l'altro qua siamo in una situazione un po' strana perché loro sono mini mostro, io sparo con mostro slangano. Vabbè. Problemi loro. Se lo trovano strano è un problema loro. Oh. Perché vedete che. Adesso io ho un determinato tipo menti. A causa della mostro slang e della combo con. Dove diavolo è? E della combo con. Sei la Guardian Queen, quindi ti posso colpire soltanto. Non riesco a colpirti. Vabbè. È della combo con. Vabbè, un attimo che appena riesco a fare qualcosa me ne accorgerete. Con le Rainbow Tears mi trovo a avere tempi di carica estremi tra una cosa e l'altra. Tipo a volte ora ho 55, prima avevo 130. E 130 significa lascio direttamente l'ascia del pad, andate a fare uno spuntino. E forse trovate qualcosa pronto dopo. Forse. Ok, la Carrion Queen, ora che ho capito che è lei, va colpita unicamente alle spalle. Sì, ciccio. Non ci stiamo a capire, eh. Bravo.
Solo magari se l'avessi capito prima della Carrion Queen mi sarei tolto tanti piccoli problemini. Olè. Vabbè, non è un problema che mi esplodi addosso. Vabbè, voi due non me ne ero accorto che eravate mostri, devo essere sincero. Colpa mia, però non me ne ero accorto. Olè. Uno. E dos. Chiave, Cracked Dice, non mi interessa. Ora, che mi serve? Lo shop, che non credo vi faccia fare tutto il giro, quindi si passerà da sopra. Altra danna interminabile, eh. Altra danna interminabile si prospetta questa. Ok. Dai. Perfetto. Ora. A parte che ho messo veramente male quel segno. Vieni qua giù. Sì, Zubat, buonanotte. Vieni qua, Dark Bam. Ready, fail. Dai, dai, muori. Olè. Ah. Mi tenti. Mi volevo togliere con lui. Ora. Poi rifede. E si va avanti. Ho 32 centesimi. Sperando che non mi capiti grid nello shop. Qualcosa me lo potrò comprare, no? Spera. Ok, tra l'altro un forziere finto che morendo ha spawnato un forziere vero. Cose strane. Sì, però se intanto io inizio pian piano. Dai. Muori. C'è tutto sto fuoco qui, non vuoi morire? A quanto pare no. Raccogli. E niente. Qual era la premessa, scusate, se non trovo grid? E tra l'altro non mi ha dato neanche, che so, Monica's Power, qualcosa del... E sì, era anche l'ultimo shop. Ora, quindi, o trovo un Monica's Power o io rosico. Perché tutti questi soldi non me ne faccio niente. E boss fight, dove posso fuggire, contro... Upa, Unbound. Ok. Sì, ciccio. Hai un po' rotto le scatole. Non ho niente che fa danno a contatto, vero? Un po' mi secca come cosa, ma... Non credo anche di stare sparando, ma a un certo punto. Vai, vai, vai. Ghiacce. Ma qualcosa gli sto facendo a contatto, però non capisco precisamente cosa. Almeno mi apro un po' di percorso per fuggire. Per le prossime volte. Dai. Mi sta veramente ammazzando da solo le ondate che evoca. Bene. Chi sono io per lamentarmi? Io non aiuto. Ora. Al diavolo. Vediamo cosa c'è qua dentro. Cambio un conception. Che è interessante. La sacrifica al dagger. Che è ancora più interessante. O equamente interessante. Fate voi. Uno, due. Sacrifica al dagger. Uno qua. Se ci scappasse fuori un cuore di fede sarei abbastanza contento. No. Però cambio conception, in realtà ci sta. Ora andiamo su, andiamo giù, andiamo su, andiamo giù. Andiamo su. E vai. Certo, ho impiegato 32 minuti a fare i primi piani, che di solito si fanno sotto i 20. Non è un bel precedente. Non hai capito che posso fuggire. Olè. Si entra, si raccoglie sta roba. Certo, è vero, ho preso danno. Cosa che non doveva succedere, però è successa. Ho recuperato vita, tutto a posto. La boss fight sta lì sopra. Sarà questo il percorso?
Ah, ricordatevi che io più prendo danno, più grazie a Cambion Conception faccio spawnare famiglie. Famiglie demoniaci, ma comunque famiglie. Anzi, si può dire che tra i famigli demoniaci c'è della bella roba. Quindi, non stiamo a lamentarci. Altri soldi che non me ne farò niente. Bene. Aspetta, ma io posso fare questo, no? E non basta. Non basta la gittata. Potevo sfruttare le lacrime del continuum. Vabbè, ti faccio vedere. Tipo sparare da così e colpire di là. Tipo così, no? Carica. E vai. Ok, non ce l'ho fatta. Uno è andato. E due sono andati. Qua dentro che mini boss ci sta? Slot, che non mi può dare niente di che. Vai. Vai, vai, vai. Olè. Olè. Cioè, non so se vi siete resi conto di come ho affrontato sta cosa. Mom's Pearl? Sì, tanto comunque non avrò mai tanti cuori di fede, tanti cuori normali. Avere la lingua di Giuda non mi cambia assolutamente nulla. Mentre Mom's Pearl è. Mi dà. No, che non è Mom's Pearl, è il granello del rosario. Mom's Pearl è tutta un'altra cosa. Invece può essere utile. Meglio di niente. E sì, forse sto facendo un po' l'esagerato a fare il cretino. Però c'è sempre il discorso del. Prendo danno e il danno mi permette di spawnare famigli. Certo, magari così sto un pochettino esagerando, eh. Però. Vai. Perfetto. Ancora di più. Oh, me lo capiscono, eh. Questo è andato. Forse per sì, ho perso troppa vita. Mezzo cuore. Dark Bomb? Niente, mi raccomando. Che cacchio ho tirato? Allora, non ho capito cosa gli ho tirato addosso, però mi dispiace di non averne altre. Vai. Olle. Sacrificare mezzo un cuore? Non ne è valsa la pena. Che ci faccio? No, seriamente, poteva essere interessante in un altro contesto, ma così. Non me ne viene nulla. Tranne forse la gloria, ma. Ormai che ci faccio? Si esce gratis. L'unica cosa positiva in tutto ciò. Tanto non ho spawnato niente ancora? Nessun famiglio? Forse là dovrei stare un po' più attento a prendere danni così tanto per. Così fingo. Sto fingendo di averlo fatto apposta, ovviamente. Su, giù. Andiamo su. So 77, 77 centesimi di cui non me ne farò nulla. Fight. Olè. Andiamo anche questo. E te. Tu in teoria. Dovresti non. Esatto. Cuori neri. Che nel peggiore dei casi ci vado in pari perché comunque prendere danno e poi prendere il cuore, quindi. Olè. Perfetto, e andiamo a affrontare il boss che è qua in realtà. Conquista. Sapete che potrei essere realmente interessato per una volta nella mia vita a prendere l'oggetto di conquista? Poverino. Allora, conquista. Mi dà il volo, no? E io prendo il volo e prendo il brimstone. Ho la sensazione di aver fatto una cavolata prendendolo, però. The Empress, the Moon. The Empress. E andiamo avanti con The Stars. Ritengo di Empress e volo. Ah. Ho la sensazione di non aver considerato qualcosa, però. Qua sopra? Niente. E che vedevo di? Scendiamo 2 secondi ad un'occhiata se ho tralasciato una roccia segnata evidente.
No. Non ne vedo. Si scende. Il brimstone leggermente mi migliora la situazione. Perché comunque il brimstone, diciamocelo. Però so comunque un tempo di ricarica che può essere molto, 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 molto lungo. E quello non se ne scampa. Ecco, però ad esempio se Dark Bomb si mette come sta facendo adesso a spawnarmi cuori di fede a go-go, io me l'agno di meno, molto di meno. Vai, metto di qua pure. Olè. Eh no, il Brimstone un po' ha cambiato. Che però credo abbia cambiato prettamente perché non si stanno attivando più effetti Rainbow. Credo. Cosa strana perché col Brimstone si dovrebbe attivare uguale, però vabbè. E notate quanta vita ho riguadagnato, grazie Brimstone. Grazie di esistere. Olè. Io però non mi ricordo da che parte avevo deciso di andare. Sopra, sotto, sopra, sotto. No, davvero, non mi ricordo se avevo scelto la Polaroid o il negativo. No, ehi. Non avevo considerato minimamente che potesse spawnarne altri. Vai. Altro cuoricino. Se è questo l'oggetto, devo andare alla chest. Lo sapevo. Eh sì, si ringrazia il danno appena ricevuto per avermi ricordato che ho la Polaroid. Ed è un peccato, perché avrei guadagnato di più col Brimstone a farmi la parte infernale. Però vabbè, ciccio, come ho scelto così e si va così. Ecco che si riattivano gli effetti casuali. Se qui spero che ci sia una stanzina per... Non mi interessa. Dai. E che cacchio. Oh, possibile non riesco a ucciderlo? Grazie. E anche questa è fatta. E se lo vedete giallo è perché si è attivato number one. Ovviamente, number one con gli oggetti che abbiamo. Gimpy, mio. Zampa di Cappi. Mia e si deposita prettamente per avere. Posso. No? Speravo di poter ladrare e non prendermi il danno. Bene. Un colpo. Io vi ricordo sempre che questo è in grado di fare il brimstone che collega le cose che ha spawnato. Che hanno molti impicci a noi tutti. Ecco, incidentalmente li uccide anche, però principalmente rompe le scatole a noi. Quindi qua vita, 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 vita. No, sì, forse, perché qua potrei fare così, così. Poi diciamocelo, ho anche Eternal Heart? Interessante. Ho anche 10 vite. E Earth of Madness. Ah, Earth of Madness. Allora, cosa ho attivato che mi faceva curvare il... Perché qua più che altro è anche un gioco, indovina cosa si è attivato. Per cui abbiamo number one. Quindi niente in particolare che io possa vedere, almeno. Vai. Un cuoricino di fede, grande. Stiamo a fare chi spara più brimstone. Vabbè, tanto vinci tu. Io devo ricaricare, solo per quello, eh. Allora, vai. Dammi. Guarda il diavolo. Speravo bene, invece no. Tanto adesso non ho neanche più la protezione di... come cacchio si chiama? Non ho più la protezione della Polaroid, perché non ho più mezzo poi di vita di base. Non capisco che oggetto ho, eh. Vabbè, ciccia. L'ho vista la roccia segnata. E basta. Andiamo avanti. Dove si va? Di qua. Tu non mi puoi colpire qui, vero? No, non voli. Mi ricordavo sta cosa. Vai, vai. È possibile? Mai. Vedete quanto mi viene nervoso quando
non riesco a sparare un colpo in tempo utile. È snervante. Non ve lo dico sinceramente, è una cosa snervante. Perché tu stai là così e dici, dai, basterebbe che spari un colpo e risolvo tutto. Invece no, il colpo non parte. E poi tante volte penso che mi converrà far così. È una cosa orribile, ma faccio molto prima. Vai. Ah, pure The Curse of the Maze. Oh, un momento. Magari capita qualcosa di interessante. Vabbè. Consumabili HP up. Patto! Ok, il patto non doveva capitare. Sono contento se è capitato, però. Soul Vessel. E Lord of the Pits, che sto tanto per togliermi cose che poi non... Con l'area dei gappi sono diventato gappi e quindi... Ora, francamente, me ne sbatto se ci impiego tanto a fare danno. Perché tanto ci pensa gatti. Poi soprattutto se si mettono in mezzo cose tipo Mode the Void o Atame, ancora meglio però. Ok. Dai dai, finiti? Va bene. Ringrazio qualsiasi cosa mi abbia fatto decidere di aprire anche quegli altri due forzieri, anche se non mi aspettavo di trovarci granché. Dai. Bolle. Two of Clubs. Ok. The Chariot. The Chariot è... Sì, The Chariot è molto interessante quando si ha il coltello. Molto interessante. Andato. Ci posso penso shottare. No, shottare forse no. Però ci posso far tanto male. A Lunala. Molto male. Ecco, se non avessi avuto quel cuoricino di fede, quel lettino mi avrebbe dato molti cuori di fede. Se non avessi avuto il cuore rosso, quel lettino mi avrebbe dato molti cuori di fede. Ma così non ci interessa invece. Si scende per così diretto, no? Vediamo un po' che c'è qua sotto. Tanto non mi posso far male. Mi seccherebbe uguale a prendere danno. Far cavolate. Dai. Dai, dai. Aumento. Chiaro, ci sto. Ottimizziamo i tempi. All'altro è spawnato un succubus in tutto questo. Ero talmente preso nel mio delirio di onnipotenza che non ci ho fatto caso. Si scende. Ciao, Pride. Ultra Pride. No. Sto per andare nella chest. Penso ci faccio veramente poco con... Seriamente? Sono riuscito a prendere danno così? Così da impare. Cuoci di fede, grazie e... Ma già ci sto a controllo. Nada. Boss fight. Boss fight. Lunala. Notare che abbiamo già distrutto uno dei suoi... aiutanti, minion, chiamatelo come preferite, però il punto è che lentamente Lunala si è già trovata senza supporto. E io sto più o meno con tante mosche di gatti pronta a ucciderla. Ci vorrà un po'? Sì. Me ne frega qualcosa? No. Però magari se riesco a fargli il danno rimanendo nell'area del succubus che bosta il mio danno, è anche meglio. Danno stupido preso. Per favore. Non ci credo sto prendendo danno così. Cioè il danno ci posso stare, ma così no. Olè, è morto. Problema risolto. Cuore di fede ottenuto e si scende. Ultimo piano, ultimo scontro. Vediamo un pochettino. Curse of the... Known. Ah no, Curse of the Known non mi fa vedere la vita. Phalanx, the Barbarian. Vai, Fear Shot. Mysterious Liquid. Mi va tutto bene, in realtà. Tranne questo, Ora metteremo sempre, quindi, delle simpaticissime scorie radioattive dove colpiamo. Cosa molto buona per noi. Però, vabbè, mi dispiace un po' per loro. Poverini. Olè. Uno, due. Non mi interessa molto il fatto che non vedo la vita, no? Non credo di avere sti grandissimi problemi a affrontare i nemici.
Vai, sono due. Certo, non ho problemi a affrontare i nemici se non faccio il pepino. È un grosso sì però, me ne rendo conto. Un andato. Sì, opa. Che vuoi un po'? Grazie. Si scende ancora, il boss non è troppo lontano, che lo fa tranquillamente. Un andato. Anche questi sono andati. Sì, però mi fanno pena queste cose, Mi fanno veramente pena. È vero che di solito tendo a fare cavolate tali che io dovrei far pena a loro, però mi fanno pena. E olè. Qualcosa da ritirare ancora? Vabbè. Bello che in tutto questo non ho trovato un singolo oggetto e che vabbè sto anche sbagliando strada, ma quello è fatto quasi apposta in realtà. Ecco, un singolo oggetto abbiamo ottenuto. Peccato che è un HP up di cui non mi interessa affatto. Quindi ciccia e si scende. Uno è andato e il secondo è andato pure. È un pochettino mi dà la cosa, però una volta che si diventa HP col Brimstone qua e con 13 di danno c'è poco da fare. Qua letteralmente Arceus è diventato un onnipotente che dovrebbe essere. Come è andato? Istantaneamente? E lo sapevo che il danno lo prendevo. Tanto, male che vada, io dall'oscuro, no, dall'avversario il danno lo prendo sempre. Sempre. E che vogliamo fare? Per un attimo l'ho visto, Ci stava sperando di vincere, upa. Mi spiace un po' pure per lui, però. Altro aumento di vita, mi raccomando, Non oggetti troppo utili o rilevanti. Così, per dire. Perfetto. E basta, andiamo dal boss, non mi sto un pochettino rompendo le scatole, sta storia. Olè, vabbè. Sì, grazie, Grazie Dark Bomb. Che poi, effettivamente, se non avessi trovato Dark Bomb al primo piano, questa sarebbe stata una run catastrofica. Il cancer sarebbe stata molto catastrofica. Ma molto, molto catastrofica. Olè. Coraggio. Uno è andato. E DOS andati. Che ci devo fare? E andiamo, Missing No, tanto lo sappiamo entrambi che il momento sta per arrivare, no? Olè. Ha glitchato lo sprite, l'avete visto? Cornucopia che spona roba, vero? Ah, si è tirato anche gli Asmada. The Chariot e il volo. E si va a gonfiarlo. Missing No. Che ci lancia Pokéball di dubbia provenienza. Ah, vieni qua. Tanto io non riesco a sparargli un colpo. Perché non ci voleva un tempo in memoria per caricare un colpo. Vai. D'altro, è vero, non mi può danneggiare con le cose che cadono. Le Pokéball che cadono sono danno da esplosione. Un po' come il pestone di mamma. E non può danneggiare il Kesmimune. Guardate, posso fare anche questo. Vai. Penso adesso avete capito perché mi sono tenuto il The Chariot. Ovviamente quello era prima di essere gatti, però mi pareva brutto non usarlo. E anche Arceus ha portato a casa la sua run. Ci mancano relativamente pochi personaggi in questa mod, che tra l'altro credo sarà l'ultima prima di passare ad Afterbirth Plus. Comunque sia, se il video vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace, condividere il video e scrivermi un commento anche per insultarmi sulle cavolate che ho fatto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!